cosa può rappresentare Itaca per un camminatore? Il camminatore più che la meta vive in cammino, quindi per noi la meta è il cammino, quindi Itaca per noi è il passo, il singolo passo, il vivere il qui e ora, il vivere l'istante, e quindi è il cammino stesso, quindi è il gesto, è la purezza dell'essere in presenza mentale. Questa è la nostra Itaca, riuscire a vivere in questo modo del camminare, senza ansie e preoccupazioni, senza pensare al futuro, al passato, ma nel passo. Camminare come pratica e pensiero di vita, può questo contribuire a diffondere l'idea della responsabilità del turismo? Allora, il camminare è un esempio di responsabilità nel turismo perché ha un impatto minore di altri tipi di turismo, quindi comunque se fatto con responsabilità il camminare è a minimo impatto, quindi già questo di per sé è un modo. Ovviamente per raggiungere certi luoghi bisogna prendere mezzi, prendere anche aerei, quindi bisogna sapere che questo però comporta degli impatti, quindi minimizzare, cercare di camminare vicino a casa piuttosto che lontano, e però il camminare è un bello strumento di consapevolezza rispetto anche a questi discorsi del turismo, perché appunto ci insegna quella lentezza, quella sobrietà, quei valori etici che ci possono aiutare a migliorare non solo il turismo, ma proprio il nostro modo di vivere a 360 gradi.